expecting you. Io lavoro con i pixel perché comunque considero i pixel un elemento concettuale, strutturale della nostra società, che caratterizza la nostra epoca, il nostro mondo e secondo me proprio il nostro passaggio a un'altra dimensione di realtà, che è quella in cui lo spazio in qualche modo farà parte della realtà che ci circonda. Quindi do un'importanza notevole a questo elemento, che è anche un elemento simbolico perché sono in realtà tre colori che navigano e galleggiano nel vuoto, quindi in effetti l'idea anche dell'uno e del trino è molto forte. Lui è riconoscibilissimo, non c'è da sbagliarsi, non c'è bisogno di firmare il quadro. In effetti Pintaldi è un inviato speciale nella realtà. Come uno scienziato che va a cercare l'atomo sempre più piccolo, l'elemento sempre più piccolo che costituisce la natura, così ha fatto lui. Quando ho conosciuto lui ho capito subito quanto era profondamente radicale la sua visione. Io nell'arte cerco lo spostamento, cioè la capacità vera di spostare la percezione di chi sta guardando qualcosa, che di solito è fatta con l'occhio e con l'intelletto. Vabbè, adesso è storto, si vede occhio. Non posso quale. Bisognerebbe vederlo con la luce, però. Il mio lavoro parte da un'esigenza concettuale, che è quella di utilizzare lo schermo della televisione. Oggi è diventato molto di più, perché oggi abbiamo appunto i cellulari, i computer, ovviamente tutto quello che è schermo, che ormai è diventato parte integrante della nostra realtà. Cioè, noi oggi abbiamo gli schermi attaccati addosso. Allora, vediamo le didascalie un attimo. No, è bella fina, poi bisogna vederla stampata, in effetti è pure più raffinato fino, sinceramente. Come nella televisione che crea, diciamo, l'immagine attraverso l'RGB, anche nel mio lavoro l'RGB permette di visualizzare l'immagine, quindi dipingo tre quadri, red, green e blu, quindi rosso, verde e blu. Questi tre quadri in effetti poi diventano un'unica tela perché saranno poi applicati su una superficie nera che poi è la tela dentro alla quale sarà dipinto il quadro vero e proprio. Aspetta, mettiamolo un attimo sulla colonna. Questo non sta male, no vabbè, questo pure ci sta bene. Una cosa particolare, se vogliamo, della mostra che sto per inaugurare è che sarà una mostra mia personale a Roma, molto importante perché ci saranno tante opere, però sono 20 anni, nonostante io lavori tantissimo, abbia lavorato tanto, mi sembra di aver fatto 1000 mostre a Roma, in realtà sono 20 anni che non faccio una mostra personale a Roma, proprio perché poi negli anni ho lavorato poi molto con il nord Italia in generale, Bologna, Torino, Milano, poi molto con Londra, con il Portogallo, con la Russia, appunto, insomma, ho girato un po' il mondo e in qualche modo poi sono ritornato a Roma solo oggi. Ho avuto uno studio per qualche anno al Pantheon e adesso a Via Margutta, che comunque appunto rimane un centro antico dell'arte moderna perché è stato comunque la strada degli artisti fino a 40 anni fa, circa 30 anni fa. Credo, appunto, ma questo si ricollega al mio lavoro, che la vita sia una visione, quindi ovviamente quando tu tutti i giorni passeggi e stai in un posto che ti piace, hai fatto un film che ti piaceva. Quindi Via Margutta, insomma, comunque è stata considerata per anni la strada più bella di Roma. Io uso uno strumento molto particolare oggi, che è l'areografo. Nel passato si usava molto in grafica, oggi la grafica è scomparsa, quindi in effetti in Europa il mio areografo non lo vendono più. I colori pure sono solo quelli e devono essere solo quelli, perché se cambiano ovviamente saltano tutti gli equilibri che ho costruito in anni di lavoro, di ricerca sul colore per ottenere l'equilibrio che mi permette poi di dipingere. Io quando scelgo un'immagine dallo schermo, in linea di massima ormai arriva da internet al 99%, questa immagine mi fa da spunto per un disegno. Il filo nero che delinea i disegni è lo stesso che io poi riporto sui quadri per poter realizzare al registro il quadro rosso dentro a quello verde e dentro a quello blu. Cioè, o meglio, a fianco, ma insieme, nel senso che il registro dei tre quadri deve essere perfetto, come ovviamente la composizione dei tre colori, perché appunto è la combinazione del rosso, verde e blu che poi genera il colore che si vede.
Considerate che appunto lavoro sempre con un rosso, un verde e un blu, qualunque colore devo fare, anche quando faccio un rosso lavoro col blu e col verde pure, perché anche lo stesso rosso implica una caratteristica degli altri due. Quindi ovviamente il controllo nei disegni è dato da questo, cioè da un calcolo matematico sui miei colori, per cui stabilisco quali sono i numeri giusti da usare e a quel punto il disegno mi serve come riferimento al calcolo, appunto come un po' in architettura. È un lavoro per certi versi molto controllato, però se mi guardi mentre io lavoro sembra che io dipingo quasi un quadro astratto, potrebbe essere quasi Pollock. È vero che esistono delle linee dentro le quali io mi muovo, ma lavorando con l'areografo sono nuvole di colore che mano a mano coprono il quadro, quindi il controllo è dato quasi da un'operazione zen. Qualunque spruzzo, anche più casuale, in realtà invece è sempre controllatissimo, perché non solo deve essere controllato la volta che lo faccio, ma quella casualità io la devo riprodurre anche a 15-20 giorni di distanza quando faccio il secondo quadro e ad altrettanti giorni quando faccio il terzo. Posiziono la mascherina sulla tela, dipingo il quadro, stacco la maschera, di quel quadro rimarranno solo i buchi rossi o verde o blu a seconda del colore e gli altri due passaggi successivi mi completano l'immagine. I miei genitori sono dei pubblicitari, hanno lavorato moltissimo con il cinema quando io ero piccolo e quindi sicuramente c'è un'influenza, infatti appunto io poi in fondo la televisione e il cinema sono stati le mie fonti di ispirazione. Io personalmente ho interferito con delle locandine che disegnava mia madre, una che ricordo è Damien, che comunque è stata una trilogia sul diavolo inglese molto famosa nel 70. Quando io sono nato, in effetti la pubblicità era molto diversa da oggi e ho imparato a utilizzare questi mezzi in realtà che ancora oggi utilizzo in ufficio. Poi ho fatto anche liceo artistico, quindi in qualche modo ho integrato questa mia esperienza di famiglia. Ho iniziato a fare mostre giovanissimo perché la prima mostra l'ho diciamo programmata 6 mesi dopo aver finito il liceo, quindi in effetti ero ventenne, era il 90 e tutto sommato è stato un tuffo subito dentro a questo mondo dell'arte. Gli anni 80 sono gli anni in cui la televisione in Italia si impone, gli anni 90 sono gli anni in cui i ragazzi che sono cresciuti negli anni 80 attraverso la televisione cominciano a sfidarla. E allora lui non fa altro che riappropriarsi attraverso le proprie mani e attraverso una tecnica estremamente tradizionale che possiamo, se volete, anche ricollegare al divisionismo, al post-impressionismo, quindi con quel tipo di tecnica manuale si riappropria dell'immagine che aveva invaso tutte quante le case e soprattutto che era entrata in competizione diretta con l'arte. Tant'è che il suo primo quadro era in realtà soltanto un grande pixel. Significava dichiarare che quello era un po' il tassello, il mattone sul quale avrebbe costruito tutta la sua architettura di immagini. E qual è la visione di Pintaldi? La visione di Pintaldi è proprio quello di evidenziare l'artificio, di fare delle tecniche di riproduzione dell'immagine, la sostanza, l'aspetto tangibile. Il mio rapporto con Pintaldi risale agli anni 90, attraverso un titolo propiziatorio, Avvistamenti, una mostra da me curata, in cui tra gli artisti giovani da me avvistati c'era Pintaldi che già mostrava segni di un linguaggio personale. Ed è stata insomma un'occasione molto importante perché io all'epoca avevo 22 anni, quindi comunque ero molto piccolo, non c'era praticamente ancora il computer, tanto che io mi ricordo che le prime griglie di pixel io le ho disegnate a mano e poi le ho stampate con una macchina che ingrandiva e rimpiccoliva le scritte a letraset dei manifesti. Pintaldi lo collocherei nell'ambito di una transavanguardia fredda, dove c'è il ritorno alla pittura, c'è il recupero della manualità, ma c'è anche un'assistenza, un metodo che ha a che fare naturalmente col pixel, con la riproduzione dell'immagine, con i media.
Leon Battista Alberti, diceva che l'arte è una forma di difesa per l'uomo. Ecco, io trovo che Pintaldi, col suo lavoro, opera una legittima difesa. Achille Bonomi d'Oliva per me è stato quasi un padrino, perché in effetti ho iniziato a lavorare con lui da piccolissimo e lui ha seguito in un modo diretto o indiretto per tanti anni il lavoro. Poi di recente una delle mie mostre più importanti è stata appunto durante la Biennale di Venezia del 2011 e la mostra era Lucid Dreams, curata da Bonomi d'Oliva, in cui c'erano una decina di quadri, 12 quadri molto grandi. I funerali Wojtyła producono, attraverso l'iconografia di Pintaldi, una testimonianza di grande emozione generale, collettiva. E appunto sempre questa tecnica, questo raffreddamento della manualità, alla fine produce come una maggiore conservazione dell'immagine e direi anche un tempo flagrante di partecipazione. Ed è chiaro che un quadro come i funerali di Wojtyła qualifica lo spazio veneziano come quello romano. È stato un quadro di un anno di lavoro quasi. All'epoca usavo ancora una mascheratura enorme di scotch. Fino, diciamo, a due anni fa, tre anni fa, la mia tecnica, che adesso è leggermente cambiata, implicava l'utilizzo di, nel caso del funerale, 10 km di scotch. Anche per stenderlo, ovviamente, 10 km di scotch ci volevano decine di ore, insomma. Ci siamo? È dritto? Diciamo che il lavoro di preparazione di una mostra è sempre molto faticoso, ovviamente, ma è un grande piacere. Avete misurato tutto il muro? Basta il metro? Sì, l'abbiamo misurato, è 12,85. Mi raccomando, il mezzo. E proviamo San Pietro qua. Il Magro è uno spazio molto particolare, perché da una parte non è uno spazio facile, perché comunque ha ancora tutte le strutture originali del mattatoio di Roma, quindi tante colonne in mezzo, tanti ganci, però devo dire dall'altra parte è uno spazio invece molto grande, che quindi permette ai lavori, soprattutto di pittura tipo i miei, di respirare molto nello spazio, di avere decine di metri, anche 50-70 metri sui quadri più lontani, cosa atipica anche per i musei. La prima parte l'ho organizzata con i disegni, che sono la parte di preparazione anche un po' strutturale di tutto il mio lavoro, perché il quadro, per poter essere dipinto, ha bisogno di un disegno, che è la struttura poi dell'immagine dei tre quadri che farò. È la prima volta che presento i disegni, perché mi sembrava giusto, dopo tanti anni, presentare quest'altra faccia dei miei quadri, che in effetti possono sembrare, se no, delle fotografie, cosa che invece non sono, con vari passaggi, insomma, perché è sempre pittura comunque, cosa che spesso si dimentica. Una caratteristica unica, se vogliamo, è quella che, a differenza della pittura normale, io non arrivo a dipingere attraverso quello che sto guardando. Io non vedo mai il quadro fino alla fine, dopo di solito anche un mese di lavoro. Ci mette moltissimo a realizzare un dipinto, e questo è estremamente interessante, perché le sue immagini sono in realtà dei frame di un flusso di immagini, o quello di un video, quindi sono in realtà immagini velocissime che lui ripropone e riproduce con una estrema lentezza. Ma la cosa più incredibile è che Pintaldi non sa quale sarà il risultato del suo lavoro fino all'ultima fase. Diciamo che alla fine la capacità di ritoccare il quadro è quasi nulla, quindi tutto il progetto deve andare a buon fine. Forse proprio il parallelo più giusto è l'architettura, cioè come in architettura un palazzo sta in piedi perché comunque il progetto architettonico prevede tutte le strutture interne. Il mio quadro sta in piedi perché sotto ci sono migliaia di calcoli per ottenere quella possibilità. Non è casuale, non è la pittura tradizionale che prendi e dipingi, non sarebbe possibile neanche per me, che lo faccio da anni. Ogni volta è un miracolo. Perché quando toglie la maschera non sa come è venuto, quindi è il primo a sorprendersi è l'artista stesso. È un po' come un funambolo, cioè sta sempre lì a trovare degli equilibri pazzeschi. In ogni sua opera Pintaldi si prende dei rischi altissimi, che nessun altro pittore si prende, perché il risultato finale ha una
estrema possibilità di errore che potrebbe determinare la sparizione dell'immagine. Io non posso fare errori, 200.000, 500.000 elementi devono tornare tutti, perché qualunque cosa non torna, anche un pixel, anche in televisione se ci fate caso, se si rompe un solo pixel si vede. Per cui se si poggia una mosca su un quadro da lontano vedi una macchia di colore, perché la mosca copre uno dei tre colori e te vedi gli altri due molto brillanti. Cioè il non sbagliare è una possibilità su infinito, perché tutte le altre possibilità sono l'errore. Io comunque non vedo mai quello che dipingo. Devo dire che quando certi quadri sono usciti fuori è stata una grande emozione per me. Rispetto al mio lavoro tradizionale sulle immagini che erano più legate al mondo del cinema e della televisione, in questo momento questa mostra presenta un lavoro invece legato a una realtà più attuale, quindi molte immagini sono invece di backstage in qualche modo, quindi più spontanee. Cioè quasi tutte le immagini sono di carattere appunto amatoriale, tranne qualcosa che poi invece in qualche modo rubo al cinema, appunto in quel senso quasi come si faceva nel passato. Per certi versi è pop la mia operazione, però mentre la pop prendeva il frame e quel frame in realtà diventava l'opera d'arte, comunque lo prendevi e lo stampavi, Andy Warhol piuttosto che Lichtenstein riproduceva dei punti, però era molto elementare perché comunque è un'operazione di riproduzione di quella cosa. Nel caso mio faccio un'operazione di produzione, perché non è che posso riprodurre i pixel, non li posso proprio guardare i pixel, come non posso guardare quasi nemmeno quelli che dipingo io. Non sono mai immagini che Pintaldi ha visto dal vero. E questo è un argomento fondamentale, nel senso che per lui l'immagine che oggi noi immagazziniamo, che costituisce la nostra cultura, che forma le nostre idee, non è quasi mai una immagine che vediamo realmente. Perché Pintaldi crede che sia più vero il mondo che appare sui social network, su internet o in televisione, piuttosto che quello che noi viviamo tutti i giorni. Quando sono cadute le Torri Gemelle, Cristiano ha raggiunto forse il punto più alto della sua ricerca. Sicuramente è stato uno spostamento enorme della percezione umana quel momento, e anche il motivo per cui forse un quadro in pixel è interessante è proprio perché noi l'abbiamo visto in pixel, non l'abbiamo mica visto per davvero. Cos'è la realtà? La realtà forse non esiste e soprattutto non esiste più. In quel momento storico l'umanità ha sperimentato una cosa. 6 miliardi di persone si sono trovati davanti alla stessa realtà condivisa. Quindi questa esperienza ha cambiato il genere umano. Adesso questa esperienza è normale. Facebook l'altra settimana ha raggiunto 1 miliardo, quindi significava che la tecnologia ha creato un mondo nel quale 1 miliardo di persone intorno alla stessa realtà sono quasi normali. A differenza 14 anni fa, internet non aveva ancora quella capacità di riunire lo sguardo umano. Visto che io credo che la realtà sia creata dai nostri sguardi, tutta la realtà che esiste, ovviamente la capacità di avere uno sguardo collettivo unico crea una nuova realtà. Comunque quando tu fai una mostra, in realtà tu presenti 3 anni di lavoro quasi totale, anche di più, e quindi metti in gioco tutto te stesso, quindi tutto quello che pensi, tutto quello che immagini e quello che sei. In fondo poi una mostra così grande è molto vicina a un film. Cioè uno gira una serie di scene e sono i quadri, però poi quando li rivedi tutte insieme monti, diciamo, l'idea che poi vuoi comunicare di me stesso, della realtà, dell'universo che ci circonda. Mi piace l'idea di rappresentare il mio tempo in qualche modo, almeno quello che io considero tale, quindi da sempre infatti rappresento comunque questa realtà, diciamo, al di fuori della nostra, che è questa degli UFO, degli alieni.
E se questa cosa veramente è iniziata nel 50, significa che già quando io sono nato la società era completamente strutturata per farci entrare dentro questa nuova dimensione della realtà, dentro la quale ancora non stiamo, però in effetti oggi siamo proprio arrivati a un confine che potrebbe quasi essere già stato superato. Pintaldi crede realmente che esistano gli alieni, crede realmente che la religione possa essere la manifestazione di un mondo ulteriore. Quando il fulmine cade sulla cupola di San Pietro è un segnale di, secondo lui, no, un dialogo tra il mondo extraterrestre e la religione cristiana. Qui vediamo una parte legata al momento storico, almeno dal mio punto di vista abbastanza particolare, sicuramente di congiunzione tra il cielo e la terra, se vogliamo, come simbolo base, che è quello che è legato poi al fulmine. Nel mio lavoro rappresenta, se vogliamo, pure la velocità dell'immagine scelta, perché vive solo nel frame nel quale è contenuta l'immagine. L'analisi dei simboli che accadono è un po' il punto in cui verte il lavoro in generale, nel senso che comunque questi simboli poi analizzati sono un po' la realtà che ci circonda, secondo me. I quadri di Cristiano sono quadri ipnotici che danno delle visioni. Una visione di una realtà che non è quella che appare, perché da vicino che cos'è poi? Una cosa astratta. Uno si allontana un metro, un altro metro, e cosa ha? Un colpo d'occhio su qualcosa che esce fuori. Io ho un Cristo che sembra che esca fuori, pronto a venire verso di noi. L'immagine è un invito all'opera, ad entrare, da cui però poi non si può uscire. Nel senso, si è trattenuti su una soglia, una iconografia che sviluppa questo piacere del dentro e del fuori, del doppio gioco. A una certa distanza hai la possibilità di percepire sia l'immagine sia la struttura dell'immagine, quindi cos'è quello che caratterizza, diciamo, il quadro e la visione del quadro. L'idea è che il nostro cervello è in grado perfettamente di tenere in piedi due visioni. Sicuramente è un momento particolare di esperienza, se non altro proprio ottica, perché comunque vedi due cose, perché riesci a concepire un fulmine bianco, però lo vedi rosso, verde e blu, quindi lo vedi bianco e rosso, verde e blu insieme. Quadri guardate a una certa distanza, l'immagine appare come un aspetto magico. È chiaro che l'effetto poi avvicinandosi sparisce completamente, quindi c'è un fastidio dell'occhio perché si cominciano a vedere questo formicolio di puntini e niente più. Guarda quanto è forte la vibrazione comunque sull'occhio quando stai vicino. Incredibile. Fai quasi fatica in effetti a guardarlo. Poi hai notato che questi nuovi in uno spazio così grande si chiudono, che non vedi più i pixel da qua? Sì, certo. Qui non si vede per niente la struttura, diciamo. Sì, la struttura base, che poi in effetti rimane invece poi simile all'altra, però ancora l'altra la percepisci anche a distanza. Ho iniziato a utilizzare un pixel con una forma a fagiolo, perché comunque è un elemento circa di un centimetro quadro con la punta stondata, ed era, diciamo, il pixel tradizionale della televisione, del tubo catodico. Andando avanti, sia le immagini che la forma del pixel sono cambiate negli ultimi 5-6 anni e sono diventate invece il pixel digitale, che in qualche modo è simile ovviamente, però dall'altra parte si forma con un'altra struttura. È un elemento che viene definito annido d'ape, o esattamente è più a fiore della vita, forse, cioè il cerchio che forma i sei punti intorno a se stesso.
tutta la simbologia che è considerata geometria sacra nasce dallo studio della forma che costruisce l'universo. Perché in realtà il Big Bang, tanto ricercato dalla scienza, probabilmente, anzi sicuramente, non è stato un'esplosione di materia come si pensa, ma è stata la coscienza che ha costruito lo spazio, ha inventato lo spazio, cioè quindi ha costruito per prima cosa il movimento, il primo passo, quello che poi genera in realtà con la riflessione della coscienza di questo tutto l'universo, perché in effetti quel passo implica il tempo, lo spazio, lo spostamento, il magnetismo, il negativo e il positivo, cioè tutto quello che conosciamo, il suo opposto diventa, diciamo, il dietro, la destra, la sinistra, il sopra e il sotto. La rotazione di questo elemento genera la sfera. Visto che tutto l'universo è fatto di sfere, io penso, so in qualche modo che questa cosa è la base della costruzione dello spazio. Casualmente i pixel della televisione sono comunque posizionati in quel modo, quindi se prima questo elemento era sì concettuale, quindi un etrino su fondo nero, oggi lo è ancora di più, perché in effetti questo elemento strutturale dello schermo è lo stesso elemento che struttura l'universo. I primi quadri erano molto più spettrali, soprattutto quando usava il pixel della televisione. Adesso un po' lascia il posto proprio a questa tridimensionalità tattile quasi, l'immagine si spinge in avanti, è molto più in movimento. Il quadro esce fuori dalla cornice praticamente. Beh sì, c'hai quasi un senso di 3D. Ti viene incontro in modo molto sensuale, molto soffice. Questo esce fuori, diventa quasi un basso rilievo. Sì, sai, no, c'hai una tridimensionalità di luce, però in effetti non è di materia. Infatti il titolo è molto azzeccato per questo, perché è proprio una materia di luce. Domani ci sarà l'inaugurazione della mostra, saremo comunque, speriamo tanti. Adesso abbiamo finito di montarla, abbiamo fatto le luci, abbiamo montato i quadri, insomma, diciamo, un momento di relax quasi, perché è quasi finita la preparazione. Poi domani si rinizia e quindi in qualche modo la tensione ripartirà. Entrando in questa mostra si fa un'esperienza ed è un'esperienza che ha dei tratti, come dire, quasi magici. Il quadro che poi ci accoglie ma in realtà sta in fondo alla sala, è la scena di incontri ravvicinati del terzo tipo, dove ci sono queste figure viste di spalle. E in qualche modo ci identifichiamo con quelle figure, perché noi entrando siamo nella stessa posizione, cioè diamo le spalle all'entrata e guardiamo qualcosa che ancora non conosciamo. La mostra è sicuramente un successo, Cristiano Pintaldi è un grandissimo artista e uno dei maggiori esponenti della pittura italiana, ha una tecnica assolutamente unica, lui non usa il bianco, ha una percezione del bianco. Utilizza una tecnica misteriosa, è incomprensibile come lui realizza queste opere. Mi ha colpito da sempre questa sua curiosità per tutto ciò che rappresenta appunto l'ignoto, lo sconosciuto. Poi se sia verde o giallo, se sia quello che abbiamo immaginato con il cinema e con la letteratura, questo ovviamente non lo so io, non lo sa Cristiano e non abbiamo delle risposte. La mostra di Cristiano per noi suoi fans, adepti a qualcosa di ipnotico, perché passare quella traversata al Magro di Testaccio e avere i quadri uno di qua e uno di là è eccitante. Anche perché poi godersi il tratto, i pix di Cristiano a distanza è sempre un grande viaggio della mente. Cristiano ha questa capacità qui di essere un grande poeta, poi in fondo. Può sembrare tutta una cosa tecnica col pixel che lui fa pazientemente con la manina, invece alla fine riesce con quei segni così meccanici a fare che cosa? A ridare l'anima tipo all'extraterrestre. Quell'extraterrestre in qualche modo diventa vero, diventa più un fumetto. È qualcosa che invece ha tre dimensioni, esce e ci viene incontro. In Pintaldi c'è una preziosità, c'è una stesura visiva spaziale, cromatica, che asseconda lo sguardo, che accoglie lo sguardo, è assolutamente invitante. Ma a mio avviso sotto questo invito poi c'è uno spessore, c'è uno sguardo pudico,
una nebbia estetica, un'ottica che tende a velare. D'altra parte, da velare viene il termine verità. Cioè la verità è ciò che sta nascosto.